Non c'era solo l'asilo di Roiano fra gli argomenti che si sarebbero potuti affrontare oggi in consiglio comunale. La seduta, come già noto, è stata revocata, poi la necessità di un confronto politico fra i gruppi, propedeutico a stabilire in maniera coesa quale sarà la strada da prendere per la delibera su Roiano. Una delibera che, stando alle prime indicazioni, sarà oggetto di qualche modifica. Difficile pensare a un vero e proprio ripensamento riguardo l'affidamento in concessione a una cooperativa del servizio educativo dell'asilo in questione. Più facile invece smussare gli angoli del documento, prevedendo una durata minore della concessione, che è stata identificata in 6 anni e potrebbe essere dimezzata e inquadrata sotto il profilo della sperimentazione. In ballo poi anche gli altri futuri asili, vedi quello di San Giovanni, che stando alla delibera potrebbero essere interessati dalla medesima procedura di affido in concessione. E anche su questo potrebbe esserci una mediazione, frutto di un compromesso che dovrà raggiungere la maggioranza, in un contesto dove intanto l'opposizione continua a premere sui propri tasti. Il rinvio del Consiglio Comunale è un pasticcio, non è successo una cosa del genere, non succedeva da anni, ed è l'esatta conseguenza dell'ostinazione da parte della destra di portare avanti una delibera come quella della privatizzazione dell'asilo, che va contro tutti gli interessi della città, sia delle famiglie che dei lavoratori. Ci auguriamo che questa pausa di riflessione venga utilizzata dalla maggioranza per ricredersi su questa scelta che danneggia appunto gli interessi della città, e non per passare a una resa dei conti che invece sembra essere l'intenzione di Fratelli d'Italia, che già minaccia espulsioni dalla maggioranza e cose del genere. Ecco, dinamiche di questo tipo, così come anche eventuali accordi interni alla maggioranza per difendere questa posizione indifendibile, sono ciò che è di più lontano da appunto l'interesse della città ad avere 66 posti di asilo nido nel pubblico, universali e accessibili a tutti, e non di fare l'ennesimo regalo ai privati, al quale purtroppo la destra ci ha abituato da tempo.